La Chiesa deve essere una Chiesa libera, deve essere una Chiesa povera. Povera nella sobrietà, nella sua essenzialità, ma anche più vicino alla storia di chi fa più fatica. Ma deve essere anche una Chiesa profetica, perché la Chiesa è profetica o non è Chiesa? Più profetica, meno diplomatica. L'annuncio della parola di Dio è un annuncio a volte scomodo, che ci ricorda che il Vangelo raccomanda la paresia, cioè parlare chiaro, che è il contrario dell'ipocrisia, che chiama in causa la dignità e la libertà di tutte le persone. Perché un cristiano è chiamato alla testimonianza cristiana, ma anche all'assunzione di una responsabilità civile. Sono 20 anni dalla morte di un grande vescovo, Don Tonino Bello, che in modo molto chiaro e categorico diceva che la Chiesa è per il mondo, non per se stessa. Qualcuno è preoccupato di difendere la Chiesa. A difendere la Chiesa ci pensi lo Spirito Santo. Noi siamo chiamati a difendere i poveri, gli ultimi, quelli che fanno più fatica, a batterci per la dignità, per i diritti, per la democrazia, per il lavoro. Certo, per il lavoro, perché il lavoro, ripeto, non è mai un opzionale, non è un di più, no? Che ci può essere, ci può non essere, ma è un elemento importante per la libertà e la dignità delle persone.